TV Riccardo Cristiano, nuova puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo, in compagnia di Antonio Saffioti e ovviamente del sottoscritto. Un saluto a tutti gli amici web ascoltatori. Ciao a tutti. Bene, allora, cosa faremo oggi se non parlare di due date importanti, che sono il 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, e il 1 maggio, la festa nazionale del lavoro. Prima di passare la parola ad Antonio, io vorrei un attimo aprire l'argomento dicendo che è una tematica sempre attuale, malgrado queste due feste vengano bistrattate un po' perché, diciamo, dall'ambiente dell'estrema destra si dice che addirittura non si parla di falso storico, però comunque che non è stato effettivamente un giorno di liberazione, e dall'altra parte invece c'è chi la difende come una festa nazionale dove invece l'Italia è stata liberata dalla dittatura fascista e nazista sotto un certo punto di vista. Adesso affronteremo questa discussione, questo argomento proprio con Antonio, poi parleremo del primo maggio, che è una festa, ne ripetiamo sempre, relativa al lavoro, che in Italia purtroppo manca, lo festeggiamo sempre, però ancora il lavoro vero e proprio, sì, che sì, è garantito dalla Costituzione, in Italia scarseggia e diviene magari una festa bella, giusta, che comunque è giusto ricordare, però magari anche sottolineare molte i parossismi o comunque le storture magari di festeggiare qualcosa che poi nei fatti non si concretizza. Questo vale anche per il 25 aprile. Poi io mi riservo di leggervi alla fine un articolo scritto su una nota rivista online che è interessante per farvi capire quanto è attuale oggi il 25 aprile, ma anche quanto il 25 aprile molte volte sia disatteso. Mi preme anche dire cosa sul 25 aprile, che come sempre ci sono delle polemiche, le polemiche vengono dal governo questa volta, ovvero da Salvini e da Di Maio, che rispettivamente Di Maio presenzierà diciamo la manifestazione nella ricorrenza del 25 aprile, mentre Salvini ha scelto di essere presente a un'altra manifestazione, questa volta invece contro le vittime delle mafie in Sicilia, e ne parleremo sempre in trasmissione. Quindi vi ho fatto un attimo un piccolo diciamo riassunto di quello che sarà questa puntata odierna di Chi ci capisce N2 è bravo. Vorrei chiedere ad Antonio Saffioti tu il 25 aprile innanzitutto come lo senti, se lo hai mai festeggiato, non so, in piazza piuttosto che con degli amici, tanto più che sappiamo che Antonio Saffioti è non di destra, di sinistra. Hai messo anche la maglietta rossa. Estrema sinistra, se la maglietta. Estrema sinistra, estrema sinistra. Sì, l'ho preparato già. Già la bandiera. Partigiano, compagno. Sì, partigiano sempre. Partigiano. Come diceva qualcuno, occorre essere di parte. Essere partigiano ogni giorno. Allora, io l'ho sempre festeggiato. 25 aprile l'ho sentito sempre, non come la festa del mio schieramento politico, ma la festa di tutti, perché la liberazione ha consentito la libertà di pensiero anche a chi non festeggia questa festa, quindi da qui deriva l'importanza. Però purtroppo, come dice una
vignetta che ho avuto tra le mani giorni scorsi, dato che da 25 aprile, la libertà di pensiero a tutte le persone, c'è chi non sa cosa pensare. La Sì, vignetta dice la verità, purtroppo. sì. Io volevo leggere come è stato annunciata la liberazione d'Italia tramite la proclamazione dello sciopero generale che dichiarò Sandro Pertini, che all'epoca era partigiano. Disse così: cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e a Torino, prete, i tedeschi di fronte al dilemma, arrendersi o perire. Anche su questo finale, in passato, quasi tutti gli anni si polemizza sul fatto che vennero fatti poi processi fascisti ai nazisti, alcune volte anche dei processi sommari, però la persona che ho citato, Sandro Pertini, ma pure un altro grande presidente della Repubblica come Oscar Luigi Scalfa sono stati pure all'epoca partigiani, hanno fatto loro il processo ad alcuni fascisti e nazisti che si erano macchiati di crimini contro l'Italia. Poi diciamo che ricordiamo che nacque poi il 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale CLN, a cui aderirono tutti i grandi partiti dell'epoca, giustamente, tranne il partito fascista. Quindi si unirono nelle lotte di liberazione, democratici cristiani, socialisti, comunisti, liberali, in pratica tutti. Per fortuna in quel caso l'Italia trovò quell'unità che molte volte ci manca. Poi il 25 aprile venne dichiarato festa della liberazione nazionale da Alcide De Gasperi, quando durante il suo governo. Che dire di più sull'anniversario della liberazione? Più delle volte si dice che questa sia la festa soltanto di chi gli schieramenti politici che vinsero la seconda guerra mondiale. Quindi i fascisti dicono da sempre che non è mai la loro festa. Ma mi avviso, chi è dei fascisti può difendere quanto vuole quel periodo, ma secondo me è stato uno dei periodi peggiori della storia d'Italia. E gli è convenuto anche a loro che quel brutto periodo sia finito, anche perché si andò in una deriva assurda, soprattutto seguendo la Germania, ma purtroppo dobbiamo dire che siamo stati anche noi con il nostro Mussolini ad aver ispirato purtroppo
Hitler, quando invece in Italia si tende a dire che il fascismo abbia un po' subito il nazismo, ma in realtà ce l'avamo dentro con tutto il cuore, con tutta la testa, purtroppo, in quel periodo. Speriamo che a quel periodo non si ripeta più, ma secondo me quel periodo è stato importante pure per legare di più gli italiani, perché senza quel periodo non avremmo avuto la Costituzione che abbiamo adesso, perché purtroppo noi italiani dobbiamo prima cadere tutti interi nel burrone prima di uscirne e trovare l'unità tra di noi. È vero. Molto comunque bello. Sul 25 aprile credo che abbiamo detto tutto. Abbiamo detto poco, ma non c'è altro da dire, perché... Ma veramente io ti vorrei fare una domanda che mi è venuta in mente. Secondo te, davvero, a parte di costruire il periodo storico, secondo te la festa del 25 aprile dai ragazzi sui social, ma anche, non lo so, nelle scuole, è sentita? Oppure magari è semplicemente un giorno di festa dove si fa vacanza? La testimonianza di quando andavo a scuola e da noi era sentito, non so perché non si andava a scuola, però per esempio in classe avevo qualche compagno di destra, quindi se ne parlava di questa cosa, non eravamo indifferenti sia io che questi altri compagni a questa data. Ora dai giovani non so, penso sempre che dipenda dalla famiglia oppure dagli insegnanti. Io ho avuto degli insegnanti, soprattutto la maestra della scuola elementare, che ci ha sempre raccontato in prima persona questo periodo storico, perché lei l'aveva vissuto. Adesso ci sono degli insegnanti più giovani, spero che tra loro ci sia qualcuno illuminato che ne parli in questo senso. Poi pure in famiglia ho sempre sentito parlare, soprattutto dai nonni che avevano vissuto quell'epoca. Poi mio nonno è stato anche soldato in quell'epoca e mi raccontava molto di quel tragico periodo, anche se mio nonno è stato prigioniero fuori dall'Italia, soprattutto in Francia. Però sai cos'è che capita, ad esempio a me è capitato di ascoltare proprio le testimonianze dei pochi partigiani rimasti, magari che sono sopravvissuti, e mi raccontavano che la cosa brutta era proprio la guerra, cioè il fatto di essere non tanto dalla parte giusta o dalla parte sbagliata, quanto la guerra che imperversava sia intorno che in trincea, e magari capitava anche di scorgere dall'altra parte la persona che combatteva proprio dalla parte opposta, che in determinate situazioni, non dico che stringesse un'amicizia, però c'è una sorta di solidarietà tra persone che lottavano per qualcosa che molte volte nemmeno loro comprendevano. Certo. Perché c'erano degli estremismi che venivano utilizzati contro magari quelli che erano i principi della vita, che la guerra non dovrebbe essere una cosa, non dovrebbe essere la soluzione da affrontare, bisognerebbe parlare, dialogare. Poi ci vanno di sotto le persone, ci vanno di sotto, come è stato per le leggi razziali, ci sono andati di sotto gli ebrei, che hanno subito in prima persona lo sterminio e l'olocausto, e questo secondo me va tramandato non tanto per dire avevano ragione i partigiani o avevano ragione i fascisti, ma per far vedere dove si arriva, cioè,
dove l'essere umano arriva a uccidere, a sterminare delle persone per un ideale o per qualcosa che giusto o sbagliato porta alla morte. Io erroneamente prima ho parlato di forze politiche che hanno vinto la seconda guerra mondiale, ma in realtà le guerre le perdono tutti. Diciamo. Esatto, esatto. Tutti perdenti quando si fa la guerra. Perché si crea distruzione, miseria. Cioè, effettivamente noi ricordiamo il 25 aprile come la festa della resistenza, comunque della liberazione dal nazifascismo. Però alle volte ti capita di pensare che chiunque è vittima, anche le persone che combattono per un valore, per un ideale, e quelli dall'altra parte che si sentono magari spinti a dire: ah, ma sai, quando c'era il fascismo le porte potevano rimanere aperte, i treni arrivavano puntuali, cioè, il fascismo ha creato l'INPS. Cioè, io sono cose che ascolto con curiosità, perché mi piace ascoltare anche la parte, diciamo, diversa dal mio pensiero. Però io vorrei immaginarmi in quel determinato periodo come realmente si vive, e lo puoi fare solo chiedendo alle persone sopravvissute come vivevano, perché poi bisogna davvero estrapolare dalla storia la verità, ed è difficile, molto difficile, sì. Perché tutti fanno i soliti proclami: si stava bene prima, si stava bene adesso, cioè insomma, dobbiamo lasciarci fuorviare da, secondo me, dagli slogan di partito, destra, sinistra, cioè... probabilmente nemmeno esiste più la destra o la sinistra, perché ci sono, esatto, ormai soltanto gli opinionismi. Ma sì, io vorrei puntare proprio l'attenzione su quello che sono poi i risultati di una guerra, e anche con la liberazione non tante cose sono cambiate. Ecco, ci sono ancora, diciamo, delle liberazioni da fare. Capito? Sì, ce ne sono tante, quotidiane e personali. Esatto. Non la fare ancora, perché non si smette mai di essere liberi, no? Assolutamente, assolutamente. Tu, Antonio, adesso volevi parlare invece del primo maggio, della festa dei lavoratori. Sì, è una festa. Che poi sono più o meno anche, non dico collegate, però comunque sono due feste nazionali che raccolgono molto pubblico, perché sono sentite. Sì. Solo che magari la festa del lavoro è sentita più verso un profilo anche sociale diverso. Ci sono molti giovani che, con la scusa magari della festa del primo maggio, partecipano attivamente a questa giornata, insomma, che si svolge sempre e costantemente, appunto, il primo maggio, per tutta la giornata. Ce ne vuoi parlare un po', raccontandoci? Allora, primo maggio c'è da dire molto sulla scelta di questo giorno, perché proprio il primo maggio. Allora, nel 1886 a Chicago ci fu una cosiddetta rivolta di High Market, che è stata, si svolse il 3 maggio. In quella occasione la polizia sparò sui manifestanti, uccise alcuni lavoratori. Il giorno dopo, invece, fu lanciata una bomba che provocò la morte di 6 poliziotti, e non si sa sempre mai che lanciò questa bomba. Qui c'è da dire che o lavoratori o poliziotti, si tratta sempre di persone che svolgono il loro lavoro. Certo. Queste proteste vennero organizzate per ridurre gli orari di lavoro, per passare dalle 12 o anche 14 ore di lavoro alle 8 attuali, anche se sulle 8 ore di lavoro attuali ci sarebbe da discutere, perché nell'epoca dei social network per alcuni lavoratori, per esempio manager
ho impiegato alcune volte, basta una mail o un messaggio WhatsApp per aumentare l'orario di lavoro. Ne sentivo È vero. discutere l'altro giorno. Tu penso che ne sappia, ne sai qualcosa. A livello, te lo posso dire a livello sindacale proprio questo, potrei poi spiegarti alcune cose. Comunque è così. Sì, questo è un tema tutto moderno che all'epoca non poteva Assolutamente. esistere assolutamente, che però è bene iniziare a porsi anche in Italia, perché alcuni paesi come la Francia hanno legiferato su questo, mentre altri invece sono molto indietro. Poi vi furono fu fatto il processo anche ad altri lavoratori che furono condannati a morte sempre per quella protesta di cui parlavo prima. L'onda di protesta dopo queste morti ingiuste si espanse anche negli altri paesi, soprattutto in Italia, nella città di Livorno. Vi furono dei disordini e delle proteste contro le navi statunitensi ancorate a Livorno. Anche in questo caso poi vennero poi organizzati ogni anno dei scioperi generali i primi di maggio. Poi vi fu una rivista di Forlì che pubblicò un articolo per il 1º maggio. Scrissero così: il 1º maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo. È parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento, che secondo me è il senso di questa storia, è proprio il miglioramento della propria qualità della vita, perché adesso purtroppo non ci sono tutti i lavoratori che c'erano nell'Ottocento e primi del Novecento. Il lavoro per molti è un'utopia, però a mio avviso chi come me non è considerato come un lavoratore, può trovare in questa festa anche la chiave di lettura del miglioramento delle proprie qualità della vita, che è una cosa che devono ricercare tutti, non solo lavoratore. Io ti blocco un attimo perché il fatto che tu dica che non sei considerato da, non so da chi, uno strumento utile per il lavoro, vorrei dire che a parte che c'è un sacco di gente a casa, che è, tra virgolette, normodotata e che non lo trova, ma poi tu, puoi tra ci sono persone come te, che hanno una disabilità, che invece sono messe in condizione di lavorare, perché il problema in Italia è mettere in condizione le persone di svolgere un lavoro. Cioè, se tu dovessi fare un lavoro tipo il telelavoro a distanza e fare, non so, il call center, se ci fossero delle strumentazioni adeguate che ti permettessero, come fai tu adesso, No, con ma la io ho trasmissione. svolto attività lavorative. Purtroppo gli ultimi 2 o 3 anni ho abbandonato definitivamente, però ci ho provato anch'io a ritagliarmi un lavoro, e mi è stato
anche consentito. Quindi comunque è possibile, cioè, trovare un lavoro. Sì, certo. Quindi non c'è un limite. Io quello vorrei dire a tutti, L'importante ma a me stesso. è la volontà. Sì. Poi io non lavoro, faccio lavoro dipendente, però cerco di impegnarmi in altro. E quella è una cosa sempre importante, non tirarsi mai indietro. Ah no, assolutamente. Proseguendo sul 1º maggio. C'è da dire che il 1º maggio veniva festeggiato anche durante il ventennio fascista, però veniva festeggiato come Natale di Roma e festa del lavoro. Poi dopo il conflitto mondiale con i primi governi venne dichiarato festa nazionale e il giorno festivo venne spostato. Definitivamente al 1º maggio. La cosa che io cerco di ricordare ogni 1º maggio è la strage del 1947 di Portella della Ginestra. Io tendo sempre a ricordarla perché sono molto legato a questa. A questo purtroppo evento infausto perché fin da piccolo mi sono sempre incuriosito su questa storia perché venne addebitata tutta la strage a Salvatore Giuliano, ma al bandito Giuliano, però come abbiamo saputo di recente c'è stato anche lo zampino dei servizi segreti italiani e soprattutto americani, perché quel giorno si stava festeggiando, stavano festeggiando il 1º maggio esponenti e lavoratori iscritti al Partito Comunista, che in quel periodo aveva iniziato a vincere qualche elezione. Soprattutto al sud, e poi aveva avuto delle conquiste, soprattutto per quanto riguarda la liberazione delle terre Sì. dai proprietari terrieri, che più delle volte, come è stato dimostrato dalla storia della mafia, si rivolgevano al bandito di turno per tenere a bada i lavoratori che protestavano, e quindi poi quel giorno si verificò questa assurda strage che provocò molte vittime. Io ogni 1º maggio, oltre a ricordare la festa dei lavoratori, ci tengo sempre a ricordare Portella della Ginestra, anche perché è considerata da molti la prima strage di Stato che si verificò in Italia. Su questo periodo storico del Sud Italia, in cui lo ricordiamo pure lo sbarco degli americani, venne impostato grazie all'aiuto dei capi bastone dei vari paesi della Sicilia e di tutto il sud Italia, anche Calabria, si verificarono le cose analoghe. C'è un film molto divertente, parla in chiave di lettura stile Benigni di questo periodo e di tutto lo sbarco, quindi poi la nascita dei primi partiti in Italia, quindi questo film è In guerra per amore di Pif, che racconta in chiave ironica tutto lo sbarco degli alleati al periodo
successivo dà anche delle chiavi di lettura su questo periodo storico in cui vi fu anche la strage di Portella, quindi parlo del 46, 47, 48. Il 47, sì. Sì, di quegli anni lì. Poi innegabile che un ragazzo come me appassionato di musica, soprattutto di musica indipendente, il 1º maggio è da sempre stato caratterizzato dalla vedere in TV il concertone di Roma organizzato dai sindacati, anche per quanto riguarda il concertone, c'è da dire che una volta era più sentito da adesso e vi partecipavano anche dei cantanti più famosi di quelli che vi partecipano adesso, però per chi ama quel tipo di musica indipendente è più distante dalla musica consumistica, per me il fascino che avevo una volta questo concertone lo ha ancora adesso, però anche in questo caso c'è da dire che poi tutto perde di significato, perché in Italia purtroppo c'è poco lavoro, però anche il concertone da un paio di anni cerca di occuparsi non solo dei lavoratori, ma soprattutto dei tanti precari che ci sono in Italia. Quindi il concetto invece di chiedere più lavoro, molte volte cerca di migliorare le condizioni dei precari italiani e mondiali, che sono la maggior parte dei lavoratori di oggi. Ma qualcosa volevo dire sui cantanti che parteciperanno al concerto. Giustamente, come ogni anno, seguirò tutto dalle 14 fino a notte inoltrata. Ci sono alcuni cantanti che, come ho già detto, conosciamo poche persone, però hanno anche loro il loro significato in Italia. Poi in Italia non è vero che la musica è morta, perché ogni giorno scopro un nuovo singolo, un nuovo disco e dei nuovi cantanti. Lo spitone di quest'anno sarà Noel Gallagher, dei fratelli Gallagher, quello con la testa un po' più a posto, se così possiamo dire. Degli Oasis, il famoso Sì, gruppo Oasis. meglio Oasis. Quindi partiamo, abbiamo un bel ospite internazionale. Poi ci saranno Daniele Silvestri, come ogni anno, poi Gali, che è uno dei rapper che si occupano di sociale più famosi d'Italia. Poi i Subsonica, che sono uno dei miei gruppi preferiti, che hanno dato fatto un singolo che si intitola L'Espirale, come il mio libro. Poi Cat Brave, che è molto conosciuto a Roma negli ambienti rap, è uno dei produttori e cantanti rap più famosi del momento. Poi c'è Manuel Agnelli da solista, non con gli Afterhours, e poi Achille Lauro, che abbiamo conosciuto tutti al Festival di Sanremo. Poi il cantautore Motta, che quest'estate si esibirà
al coro qui a Lamezia, poi un altro cantautore del momento che si chiama Gazzelle. Lui fino a 2 o 3 anni fa partecipava agli altri concerti di cantanti come Calcutta, ma già l'anno dopo col suo primo singolo fece molto successo. Io in questo periodo ascolto molto questo artista perché mi piacciono molto i suoi testi. Poi c'è il grande rapper Gammon che è ritornato alla ribalta quest'anno. Poi i grandi Negrita sempre. Gli ex Otago che abbiamo visto al festival e che io ho visto anche dal vivo. Poi i miei amati The Zen Circus che abbiamo visto anche a Sanremo. Poi il rapper Rancore, poi Canova, che sono un gruppo che ho visto dal vivo 2 anni fa, perché molti loro testi su loro posso dire che postai all'epoca il ritornello di una loro canzone. Molti miei amici pensarono che ero depresso, Me lo che volevo fare ricordo, me lo ricordo. qualcosa di brutto, ma in realtà si trattava di una canzone che è anche positiva nel suo testo alla fine. Poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che sono un altro gruppo che ho scoperto da poco e che sento molto. Poi i Comacose, che ho visto dal vivo l'anno scorso, sono un gruppo formato da un ragazzo e da una ragazza. I loro testi sono una via di mezzo tra rap e musica indie. Hanno dei testi molto frizzanti e giovanili. Poi c'è il rapper Anastasio, vincitore di X Factor, che anche lui ha dei testi molto molto belli. Poi ci sono i Fast Animals, che parteciperanno anche quest'estate al coro. Poi il cantautore Eugenio in Via di Gioia, che verrà pure quest'anno al coro. Poi la Municipale, che è un gruppo. Poi c'è Bianco, che è un altro cantautore con la Pesce, che è uno dei cantautori siciliani che più mi piace, con la Pesce. Poi c'è la rappresentante di lista, che anche in questo caso è un gruppo, non è soltanto una cantante, anche loro verranno quest'estate, quindi chi vuole potrà ascoltare anche dal vivo. Poi le Mandorle, che sono un altro gruppo che sono venuti di recente in alcuni locali. Lamedini, poi il rapper Eman, poi i La Rua, che sono un gruppo folk. Poi Omar Pedrini, ex cantante dei... non mi viene il nome, cantava con Francesco Regno. Poi l'Orchestraccio e poi il gruppo Fulminacci. Poi presenterà il tutto come sempre Lodo Wenzi, che dello Stato Sociale, che ultimamente si occupa sempre lui di questi concerti. E poi Ambrangiolini, compagna di Mister Allegri. Ecco. Sì, quindi in pratica questi due presentatori vi furono 2 anni fa, mi sembra, se non erro, gli stessi presentatori all'epoca fecero molto bene. Io
passerò il mio 1º maggio a vedere, come sempre, il concerto, ma spero di divertirmi, come sempre, con la mente. Effettivamente sarò a Roma, non sarò nella mia stanza, nel mio letto, però è meglio così, che abbia una mente bella simpatica. Ma libera soprattutto, perché ti piacciono dei gruppi molto particolari e diversi l'uno fra l'altro, cioè sei uno che spazia alquanto, ecco. Certo. E poi non è da tutti poi conoscere tutti questi gruppi, alcuni dei quali pure nati da poco è più sconosciuti, però io ho una fissazione per questo tipo Vabbè. di musica qui, che è Giusto. una musica libera come me, quindi da Alternativo. E tu cerchi musica alternativa. E senti, Antonio, se tu hai terminato, io vorrei leggere, prima di concludere la nostra, diciamo, trasmissione, un articolo che è di esattamente 4 anni fa, quindi del 25 aprile del 2015, che è comparso sulla parte online, sul giornale online Il Fatto Quotidiano. È molto bello perché racchiude un po' quello che ci siamo detti. Inizia così: resistenza contro il nazifascismo, da ricordare in un momento in cui si parla di pacificazioni tra identità politiche rivali. Stiamo parlando di un periodo in cui non è che è molto uguale, sembra strano dopo 4 anni. Non per capriccio delle parti, ma perché è diversa la maniera in cui si progetta il mondo di domani. Mentre si celebra la liberazione, che poi in realtà fu colonizzazione, per le quali tanti pagarono il prezzo troppo alto della vita, in Italia c'è chi invece non ha voglia di liberare alcunché. Persone, sogni, fatte di autodeterminazione, desideri e parole. C'è chi combatte per imprigionare l'immigrato che vuole sbarcare sulle nostre coste, gay, lesbiche e trans che rivendicano i diritti mai concessi. Qui io direi che sono cambiate le cose, le hanno concesse in parte, via discorrendo. Precari condannati a stipendi da fame e a rincorrere le elemosine di un governo irresponsabile. Quelle che lavorano vendendo servizi sessuali perché alcune vorrebbero con la vagina sigillata e al servizio della causa femminista. In galera sono rinchiusi i diritti di tante persone per via della presunzione di chi li vorrebbe decidere al posto di altri. Tu vorresti mettere in galera il mio utero affinché io generi un figlio che non voglio e si realizzi il tuo obiettivo a costo della privazione della mia libertà. È incarcerata la sessualità di ciascuno perché non se ne può parlare senza subire giudizi o opinioni non richieste. Resta in galera anche l'indipendenza economica dei soggetti deboli considerati schiavi, di un biocapitalismo che usa chi gli serve e getta via gli umani che sono di troppo. Resta in galera la bambina del campo Rom che viene trattata come un'appestata, sorvegliata, recintata, schedata, definita ladra ancora prima che possa proferire parola. Tanti ancora sono rinchiusi in ambiti ristretti dai quali è impossibile farli fuggire. Perciò mi sembra ipocrita festeggiare la liberazione fuorché per celebrare la memoria dei partigiani e delle partigiane in lotta, perché di liberato in quest'Italia non vedo quasi niente. Ci sono strade reali, virtuali, munite di telecamere spie che ci sorvegliano ogni giorno per la nostra sicurezza. Abbiamo svenduto la nostra privacy, la nostra libertà, la libertà di scelta, per aderire a una complicata azione di difesa voluta da chi vorrebbe fossimo perennemente in guerra. Ci sono luoghi in cui quelli che dovrebbero essere accolti con rispetto per la loro ricerca di libertà, invece festeggiano per i corpi morti galleggianti in mare. C'è chi tiene lucchetti in mano per serrare prospettive, scelte, abilità di tantissime persone. Inutile festeggiare una liberazione che parla di soggetti certi quando oggi si vende fumo per rendere opaca la prigione nella quale ogni minuto ci costringiamo a restare. Parliamo d'oggi. Cosa c'è che voi vorreste liberare? Chi c'è in prigione? Chi ancora non ha la possibilità di scegliere liberamente? Io dedico questa giornata a chi viene rinchiusa nella prospettiva di poter decidere della propria maternità. La dedico a chi vuole abortire e trova ostruzionismo dappertutto. La dedico a chi conta di poter regolarizzare il mestiere della prostituzione e incontra gente che vorrebbe decidere al posto suo. La dedico ai genitori, ai figli, che sono poveri, devono dirigersi verso percorsi obbligati. Dedico questa giornata alle donne, che sono partigiane dentro le proprie case. A quelle che riescono a salvarsi dalla violenza, a quelle che resistono, a quelle ancora che combattono per ottenere il diritto di vivere, respirare, amare chiunque vogliano, studiare, lavorare, migrare da una nazione all'altra.
Tutte le donne di cui ho profonda stima resistono, al di là degli inutili vittimismi, e sono combattenti per affermare qualche piccolo grande fetta di libertà, perché non ci viene concessa alla nascita, ma passo dopo passo bisogna conquistarla con gran fatica. Dedico il mio augurio agli uomini che patiscono di assenza di rispetto per i propri diritti, a quelli che vengono costretti in un angolo buio dal quale riescono a uscire soltanto togliendosi la vita. Lo dedico a quelli che disertano i ruoli di genere che gli sono stati imposti, a chi sa bene che la strada per poter rappresentare le proprie istanze resta sempre nella stessa posizione occupata da quelle altre che lottano per motivi affini. Dedico la giornata a chi resiste per le strade e combatte contro chi non consente l'espressione del dissenso. Lo dedico a chi combatte per poter ottenere reddito e una casa. Spero nel crollo di mille muri, nella collaborazione tra umani per accogliere gli altri umani. Spero che studiare la storia serva a qualcosa, perché di ghetti per rinchiudere Rom o gli stranieri in generale bisognerebbe non avercene. Allora spero che prima o poi vengano chiusi CIE, ICARA, prigioni senza tempo, persone che pagano solo il fatto di essere appartenenti ad altre etnie. Spero che le celebrazioni istituzionali della liberazione non servano ancora una volta a equiparare nazisti, fascisti, partigiani, perché non sono la stessa cosa. I partigiani erano resistenza, in lotta per la libertà. I nazifascisti erano oppressori, hanno inventato modi barbari per fare soffrire l'umanità. A me non interessa se i partigiani siano stati anarchici, comunisti, cattolici, democristiani, perfino fascisti pentiti, perché allora erano tutti uniti a cercare di ottenere spazio per quelli che sarebbero venuti dopo. Quel che mi interessa è che anche oggi mi aspetterei una resistenza forte e unita di fronte a tutti i proclami che istigano alla xenofobia, a ributtare nei forni gli omosessuali, a considerare le donne solo macchine per fare figli, a istigare odio per chi domani non saprà fare altro che sputare su chiunque non la pensi come loro. Quel che mi chiedo precisamente è: possibile che chi sta lì a ravanare tra le paure della gente, a promettere un futuro migliore a costo di aggredire gli altri esseri umani, non abbia chiaro che bisognerebbe inventare altre categorie politiche? E poi conclude: quel che mi auguro per questa giornata è che si conservi la memoria. Chi sbraita contro i neri, i rom, i musulmani, i gay, i poveri di tutto il mondo dovrebbe ricordare che l'ultima volta in cui volevano un mondo chiuso, buio, privo di speranze, non è andata granché bene. Che i fascisti si rassegnino, il mondo è destinato alla contaminazione reciproca, alla pacifica convivenza. Serve tolleranza, io lo chiamerei rispetto, in quel che è diverso, e serve la tenacia che ci aiuta a individuare quel che è giusto o che è sbagliato. Con tutte le eccezioni e le contraddizioni che volete, ma una cosa è certa: i fascismi, quindi non il fascismo, i fascismi sono sbagliati, gli antifascismi sono giusti. Possiamo ripartire da qualunque certezza per ragionare in quel che vogliamo costruire domani? Questa è la domanda che si pone questo giornalista anonimo, che purtroppo non sono riuscito a recuperare, ma se vi volete andare a cercare questo bellissimo articolo, lo trovate proprio sul Fatto Quotidiano online il 25 aprile 2015. E io vorrei concludere così questa nostra trasmissione, a meno che Antonio non ha qualcos'altro da dire, perché tutti i fascismi vanno combattuti, e il fascismo non è il fascismo della destra, cioè i fascismi sono tutti quei totalitarismi che impediscono la libertà di espressione, di parola, di esistenza dell'essere umano in quanto essere umano. E questo lo garantisce la nostra carta costituzionale, ma lo garantisce la semplice, diciamo, esistenza delle persone sulla faccia della terra, quindi il buon senso. Se io concludo dicendo che possiamo avere tutte le politiche che vogliamo, però la cosa importante è che siamo tutti contro ogni tipo di totalitarismo di ogni colore, grado e di ogni, che purtroppo sono presenti ancora oggi in molte nazioni. Poi concludo con una cosa simpatica. Dicendo se non avete capito che per questo 25 aprile e 1 maggio abbiamo voluto migliorare la trasmissione, quindi Bravo. ci siamo dotati, mi sono dotato di una nuova webcam più potente della precedente, che posso posizionare dove voglio, quindi nelle prossime puntate potrete
vedermi anche la nostra inquadratura. Bene, bene, no, ma questo vogliamo, noi questo vogliamo, ti vogliamo vedere tutto schermo, non a metà, quindi devi essere pieno. E poi tra l'altro oggi hai indossato questa bella maglietta rossa e ti si vede ancora di più, bello paonazzo, perché poi hai colorito, tu non sei bianco, e questo è bello. Quindi noi vi festeggiamo, vi auguriamo un buon 25 aprile, un buon primo maggio, e speriamo davvero che piccole battaglie quotidiane possono liberare ancora di più la nostra Italia, ma soprattutto liberare noi stessi alle volte ci imponiamo noi delle dittature, noi non Certo. siamo noi liberi, dobbiamo essere liberi per noi stessi. Ecco. Auguri a tutti. Ragazzi, alla prossima, Ciao. buon 25 aprile, buon primo maggio.